Grazie Angelo, buonasera a tutti. Voglio condividere con voi questa domenica questa parabola che il Signore Gesù ha raccontato in Luca capitolo 15 e ho intitolato questo messaggio Il pentimento del peggior peccatore. Così, mentre aprite le vostre Bibbie in Luca capitolo 15, andiamo a studiare dal versetto 11 la parabola conosciuta come la parabola del figliol prodigo. E quando arriviamo a questa parabola nel Vangelo di Luca, arriviamo sicuramente al peggior peccatore che Gesù ha mai descritto nelle sue storie o di chi Gesù ha mai parlato. Gesù ha parlato di peccato tante volte, ha parlato di peccatori, ma quando racconta questa parabola descrive un ragazzo, un giovane, così perso nel suo peccato che agli occhi delle persone che ascoltavano la parabola di Gesù avranno pensato che non c'era alcuna possibilità di salvezza per questa persona. È una storia molto conosciuta, un padre che aveva due figli in questa storia, il più giovane è così egoista da andare al padre e dire: padre, dammi la parte di eredità, di beni che mi spetta, ma è anche così schiavo del suo peccato che finisce per sperperare tutti gli averi che il padre gli dà, un terzo di tutti i possedimenti del padre, nel suo peccato, nell'immoralità. Il figliol prodigo vuol dire proprio che vive una vita immorale e finisce per pascolare i maiali in una nazione straniera. Perché Gesù ci parla in questa parabola del più grande peccatore, del peggior peccatore che i suoi ascoltatori potevano immaginare in quel momento? Per un motivo molto semplice. L'uditorio di Gesù, mentre Gesù racconta questa parabola, è formato da due gruppi di persone. C'è un primo gruppo di persone formato da i pubblicani o peccatori. I pubblicani erano la parte più bassa della società ebraica di quel tempo. I pubblicani erano coloro che storcevano le imposte, erano ricchi ma sperperavano le loro ricchezze con le prostitute per vivere una vita immorale. E poi c'era un altro gruppo di persone che ascoltava Gesù raccontare questa parabola ed erano gli scribi e i farisei. E se i pubblicani erano la parte più bassa della società, gli scribi e i farisei erano la parte più alta, erano l'elite della società ebraiche, erano gli studiosi dell'Antico Testamento, erano coloro che pensavano e ritenevano di conoscere Dio. Così in questa storia Gesù racconta di due figli e, come potete ben capire, il figlio più giovane che sperpera tutto sta proprio ad indicare i pubblicani e i peccatori che nella società di quel tempo sperperavano i loro beni e la loro vita per vivere nell'immoralità. Mentre il figlio più grande in questa storia, il figlio più grande che apparentemente ama il padre, rimane con il padre perlomeno all'inizio, ma il suo amore verso il padre non è sincero, è simboleggiato in questa storia dagli scribi e farisei. Così tenete bene in mente questo, come andremo a vedere questa storia. Gesù racconta questa storia, ci sono due gruppi di persone e Gesù parla di questo padre con due figli. Il figlio più giovane che sperpera tutto sono i pubblicani e i peccatori, il figlio più grande sono gli scribi e farisei, e queste persone stanno ascoltando Gesù mentre racconta questa storia. Il significato della storia è molto semplice e penso che chiunque abbia letto questa storia lo capisca. Quando un uomo si riconosce peccatore ed è pentito del suo peccato davanti a Dio, non c'è peccato che Dio non possa perdonare. Questo è il significato della storia. Al tempo stesso, un'altra cosa che Gesù sta dicendo agli scribi e farisei è: fin quando voi vi riterrete giusti e non bisognosi del perdono, non ci sarà salvezza per voi. Perché di nuovo sta confrontando questi due gruppi di persone mentre insegna questa parabola. Così, da un lato Gesù vuole far capire che non c'è peccato che Dio non possa perdonare, dall'altro, se tu non ti ritieni un peccatore, se tu non ti ritieni colpevole davanti a Dio,
Dio non potrà mai perdonare il tuo peccato. E infatti questa parabola parla proprio del pentimento, il pentimento del peggior peccatore. Adesso, nel Nuovo Testamento, pensate, il pentimento è così importante che le prime parole che vengono rivolte al profeta Giovanni Battista da Dio stesso dopo più di 400 anni di silenzio. Voi sapete, dal profeta Malachia a Giovanni Battista abbiamo più di 400 anni di silenzio. Le prime parole che Dio rivolge al popolo dopo più di 400 anni di silenzio sono: pentitevi perché il regno dei cieli è vicino. Le prime parole. Le prime parole che vengono riportate nel Vangelo di Gesù all'inizio del suo ministero sono le stesse: il regno dei cieli è vicino, pentitevi, ravvedetevi. Questo è quanto è importante il pentimento nel Nuovo Testamento. Sono le prime parole di Giovanni Battista dopo 400 anni di silenzio e le prime parole del Signore Gesù ad essere riportate nel Vangelo. Gesù addirittura riassunse tutto il suo ministero, il motivo per il quale venne sulla terra, dicendo: io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a pentimento. Sta dicendo: il motivo per il quale io sono venuto non è per i giusti, che pensano di essere giusti ma non lo sono, ma per i peccatori. Sono venuto a chiamarli al pentimento. Così, di nuovo, aprite le vostre Bibbie in Luca capitolo 15 e voglio darvi qualcosa in più sul contesto di questa parabola. Devo dedicare del tempo per introdurvi questa parabola del figlio il prodigo dal versetto 11. Se guardate con me proprio nelle vostre Bibbie, il capitolo 15 dal versetto 1, notate che ci sono, non c'è solo una parabola che Gesù racconta qui, ci sono tre parabole che Gesù racconta in sequenza. Tre parabole, quindi è un unico sermone, un unico messaggio, ma tre parabole. Notate, la prima parabola è la parabola al versetto 3, la famosa parabola della pecora perduta, la pecora smarrita. Poi al versetto 8 Gesù ci parla della dramma, della moneta perduta, di questa donna che ha perso la moneta. E poi al versetto 11 ci racconta di questo padre che ha perso il figlio. Quindi in tutte e tre queste parabole c'è qualcuno, qualcosa che viene perso e che poi viene ritrovato. E al tempo stesso, in tutte e tre queste parabole, c'è gioia. Notate, quando nella prima parabola, al versetto 5, il pastore ha lasciato le 99 pecore, ha trovato la pecora che aveva persa, torna a casa e dice il versetto 5: trovatala tutto allegro, se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. C'è questa grande gioia, questa grande allegrezza del pastore dopo che ha viaggiato, è salito per i monti, per le colline, ha trovato questa pecora e se la riporta a casa sulle spalle tutto allegro e organizza questa festa. Ma c'è gioia anche nella seconda parabola. Quando questa donna ha trovato la moneta che aveva perso, versetto 9, quando l'ha trovata, chiama le amiche, le vicine, dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma, la moneta che avevo perduta. Questa donna si rallegra, ha cercato questa moneta, la trova, chiama le sue amiche, chiama le sue vicine e gioisce con loro. E poi c'è la gioia del padre. Nella terza parabola, al versetto 22, ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito, dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Gesù mette una grande enfasi sulla gioia. C'è gioia, gioia, gioia. E poi ci spiega il motivo di questa gioia. Ce lo dice al versetto 7. Vi dico così, ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Il motivo per cui Gesù ha messo
tutta questa enfasi sulla gioia, e per cui la metterà in queste tre parabole, è che Gesù vuole comunicare al suo uditorio che Dio gioisce ogni volta che il peccatore si pente. Ogni volta che c'è un peccatore, non importa quanti peccati e quanto gravi siano i suoi peccati, ogni volta che un peccatore si pente, Dio gioisce. E lo ripete al versetto 10 Gesù. Dice: così vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Questa non è la gioia degli angeli, è la gioia di Dio che si riflette sugli angeli che lo circondano. Dio gioisce ogni volta che il peccatore si pente. In Ezechiele 18:23 ci dice che Dio non prende piacere nella morte dell'empio. E per noi forse è difficile, perché abbiamo sempre immaginato Dio come un essere impassibile, inamovibile, così serio che non potrà mai accennare un sorriso sul suo volto. Ma Dio ha emozioni, e la gioia è un'emozione. E il motivo per cui noi abbiamo gioia è perché siamo stati creati ad immagine di Dio. Dio non è un essere insensibile, Dio gioisce quando il peccatore si pente. Ma addirittura Gesù diventa sarcastico. Dice: vi sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Questo è puro sarcasmo, perché Gesù sta dicendo, come vi dicevo all'inizio, ci sono questi due gruppi di persone, e c'è questo gruppo di persone che pensa di non essere colpevole, pensa di non essere peccatore. E allora Gesù sta dicendo: voglio che voi sappiate che se vi ritenete giusti, per voi non ci sarà gioia in cielo, mentre per un solo peccatore che si ravvede c'è una grande gioia. Chi sono questi 99? Sono gli scribi e farisei del versetto 2. Guardate versetti 1-2, c'è qualcosa che succede qui che l'Evangelista Luca vuole che noi sappiamo prima di leggere queste parabole. Guardate capitolo 15, versetto 1-2. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. E vi ho detto, i pubblicani e i peccatori erano la parte più bassa della società di quel tempo. I pubblicani avevano solo amici tra i pubblicani, perché nessuno voleva stare con loro. Erano ricchi, ma sperperavano le loro ricchezze nell'immoralità. Un fariseo non avrebbe mai avvicinato un pubblicano. E allora al versetto 2, guardate: ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. C'è un'accusa che viene fatta qui a Gesù. C'è un'accusa. Mentre i pubblicani, la parte più bassa della società, va da Gesù perché vuole ascoltare le parole di Gesù, le parole di Dio, la parte più alta, i religiosi di quel tempo, coloro che dicevano di essere giusti e che pensavano di conoscere Dio, non volevano ascoltare le parole di Gesù. Coloro che pensavano di conoscere Dio non sono interessati ad ascoltare le parole del Figlio di Dio. C'è un grande contrasto al versetto 1 e 2. I pubblicani e i peccatori si avvicinano, gli scribi e farisei mormorano. E allora capite il motivo per cui Gesù racconta queste parabole, perché sta rispondendo a questa accusa. Gesù sta dicendo: cari scribi e farisei, voglio dirvi che ogni volta che un peccatore si pente, Dio gioisce. E com'è possibile che voi che dite di conoscere Dio state mormorando quando un peccatore si pente? Gesù sta dicendo: scribi e farisei, se voi conoscete Dio, com'è possibile che mentre Dio gioisce, voi siete arrabbiati? Dio gioisce ogni volta che un peccatore si pente e voi invece mormorate. Non è forse, sta dicendo Gesù, perché ormai siete così lontani da Dio, lontani anni luce, che mentre Dio gioisce voi mormorate? Non è forse questa la verità? Gesù sembra dire: perché non riuscite a gioire con me e con il Padre per la salvezza di questi pubblicani e questi peccatori? Non è forse perché
pensate di conoscere Dio, ma in realtà non lo conoscete affatto? Voi mormorate e mormorando dimostrate di non conoscere il vero Dio, perché il vero Dio gioisce. E addirittura c'è così tanta enfasi nella gioia, sulla gioia in queste tre parabole, che Gesù, raccontando queste parabole, ci fa capire che tutta la Trinità gioisce quando il peccatore si ravvede. Sapete perché? Perché nella prima parabola è il buon pastore, il pastore che gioisce. Noi sappiamo che il buon pastore è il Signore Gesù, il Figlio di Dio, la seconda persona della Trinità. Quindi nella prima parabola è la seconda persona della Trinità che gioisce. Nella seconda parabola, la moneta che è persa da questa donna accende questo lume, accende questa luce nella sua casa al fine di trovare questa moneta. E noi sappiamo che nel Nuovo Testamento la luce è l'opera dello Spirito Santo che illumina le nostre vite e ci convince di peccato. Così se nella prima parabola è il Figlio di Dio a gioire, la seconda persona della Trinità, nella seconda parabola è la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo che gioisce quando il peccatore si pente. E nella terza parabola, che vedremo questa sera, è il Padre che gioisce quando vede il Figlio tornare a casa. Così è Dio Padre che gioisce, è Dio Figlio, il Figlio di Dio, ed è lo Spirito Santo. Tutta la Trinità gioisce quando il peccatore si pente. E non è una festa che Dio inizierà soltanto in futuro, quando tutti i peccatori si sono pentiti. È una festa che c'è nel cielo ogni volta che un peccatore si pente, si converte dai suoi peccati. Così adesso possiamo leggere questa storia, dopo averla introdotta per mezzo del contesto storico e del contesto del passo qui di Luca 15, ma prima di leggerla c'è un'ultima cosa che vi voglio dire, a cui vi chiedo di fare attenzione. Come andremo a leggere questa storia, tenete presente un aspetto culturale molto importante. In quell'epoca, in antico Medio Oriente, c'era una legge culturale molto importante che non si poteva far finta di non conoscere, ed era questa: qualsiasi famiglia, qualsiasi persona cercava di evitare a tutti i costi qualsiasi cosa che potesse portare vergogna sul suo nome o sulla sua famiglia. Era molto semplice: cerchi di evitare qualsiasi cosa che porti vergogna sul tuo nome o sul nome della tua famiglia, e al tempo stesso cerchi di fare qualsiasi cosa che possa portare rispetto, dignità, onore sul nome della tua famiglia o sul tuo nome. Perché dico questo? Perché in questa storia Gesù racconta una serie di comportamenti vergognosi, non solo per noi oggi, non solo per la cultura, ma soprattutto per gli scribi e farisei. Gesù racconta una serie di comportamenti vergognosi. È vergognoso il comportamento del figlio più giovane, che dice: padre, dammi la parte di beni che mi spetta. È vergognoso il comportamento del figlio più grande, perché quando il padre lo invita ad entrare in questa festa decide di non entrare, e quello era vergognoso per quell'epoca soprattutto. Ma il comportamento più vergognoso in questa storia, e Gesù lo fa apposta, il comportamento più vergognoso è quello del padre. Il padre è la persona, il personaggio in questa storia che ha un comportamento più vergognoso e che agli occhi dei farisei e degli scribi è irritante, è uno scandalo. Quello che il padre fa in questa storia per i farisei è uno scandalo, è vergognoso. Così vedremo una serie di comportamenti vergognosi. E leggiamo questa storia dal versetto 11. Gesù disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano
e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi, e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare, ma egli rispose al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute e tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato? Il padre gli disse: figliuolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Vedremo la prima metà di questa parabola questa sera e la seconda metà di questa parabola domenica prossima. E questa sera ho due punti per voi. Il primo punto è una richiesta vergognosa e il secondo sarà un comportamento vergognoso. Guardiamo la richiesta vergognosa, versetto 12. Padre, dammi la porzione di beni che mi spetta. Per noi oggi è una richiesta prepotente, sarebbe una richiesta prepotente. Un figlio che va dal padre e dice: padre, dammi quello che mi spetta, è prepotente. Ma per gli abitanti di quell'epoca, in antico Medio Oriente, era una richiesta vergognosa, perché nessun figlio poteva ereditare alcunché dal padre fin quando il padre era ancora vivo. In altre parole, questo figlio sta andando dal padre e gli sta dicendo: padre, sarebbe meglio se tu fossi morto, ma siccome non sei ancora morto, dammi quello che mi spetta perché io mi voglio andare a divertire. Era una richiesta vergognosa per le persone, ma era una richiesta scandalosa per gli scribi e farisei. Sapete perché? Perché gli scribi e farisei conoscevano il quinto comandamento: onora tuo padre e tua madre. Così, mentre ascoltano l'inizio di questa storia, subito avranno iniziato a giudicare questo ragazzo, a dire: che ragazzo presuntuoso, che richiesta vergognosa. E in effetti a questo ragazzo non importa cosa diceva la legge di Dio, non importava il quinto comandamento, a questo ragazzo importava la legge del suo cuore. La legge del suo cuore era: voglio avere i soldi, voglio divertirmi. Sa che il padre è ricco, perché in questa storia abbiamo letto che questo padre ha dei campi, ha degli animali, ha dei servi, è un uomo ricco. Lui sa che suo padre è ricco e va dal padre con questa richiesta vergognosa.
Ma fate attenzione, questo ragazzo non ha nessuna intenzione di prendere questi soldi per investirli nell'azienda di famiglia. Non sta dicendo: padre, con questi soldi adesso guadagneremo di più. Questo figlio sta dicendo: padre, voglio avere questi soldi perché voglio divertirmi in un altro paese. Questo figlio non vuole avere nulla a che fare con l'azienda, non vuole avere nulla a che fare con la sua famiglia, non vuole avere nessun padre, il suo unico interesse sono i soldi, il suo unico interesse è il Dio denaro. Così questo è il comportamento, la richiesta vergognosa. Adesso guardiamo il comportamento vergognoso. Al versetto 13 dice: dopo non molti giorni il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Dice: dopo non molti giorni. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che in pochi giorni questo padre ha dovuto liquidare un terzo dei suoi possedimenti, ha dovuto trasformare un terzo dei suoi possedimenti in liquidità per poterli dare ai suoi figli. In pochi giorni, e naturalmente in pochi giorni non puoi vendere i tuoi possedimenti al prezzo reale, puoi venderli soltanto ad un prezzo molto abbassato, e quindi questa è una vendita molto scontata ma veloce, è una vendita scontata e veloce, dopo non molti giorni. E poi dice: partì per un paese lontano, naturalmente è un paese pagano. È inteso qui che si sta parlando di questo ragazzo che viveva in Israele in questa storia, prende questi soldi e li va a portare in un paese pagano. E questo per gli scribi e farisei era ancora più scandaloso, perché gli scribi e farisei erano quelli che quando uscivano dalla terra di Israele e poi rientravano, si scrollavano di dosso la polvere della terra, della nazione pagana, perché non volevano portare questa polvere sul territorio della terra promessa. Capite? Per loro un figlio che sta prendendo i soldi del padre, che il padre aveva guadagnato in Israele, e li porta in una nazione pagana dove poteva fare quello che voleva, era vergognoso, era scandaloso. Prende la benedizione del Dio di Israele e la porta in un territorio pagano, e poi ci dice: vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente, e il significato è vivendo immoralmente. Il figlio più grande dirà: ha sperperato i tuoi beni con le prostitute. Il termine che viene usato qui in greco è molto forte, è gettò via tutta la sua eredità, tutto quello che il padre gli ha dato lo ha gettato via per vivere una vita immorale. E quando spende tutto, fino al versetto 13 questo ragazzo è in controllo della sua vita, ma poi al versetto 14 ha speso tutto ed avviene qualcosa di cui lui non ha il controllo. Fino al versetto 13 è in controllo della sua vita, al versetto 14 avviene qualcosa di cui lui non può avere il controllo. C'è una carestia, c'è una gran carestia. Ha speso tutto e cominciò a trovarsi nel bisogno. E allora ci dice il testo: si mise con uno degli abitanti di quel paese. Si mise non sta ad indicare che questo ragazzo, quando ha finito i soldi, ha detto: ok, adesso facciamo una società io e te e iniziamo questo nuovo business e guadagneremo qualche soldo. No, si mise qui è un verbo, il verbo in greco sta ad indicare un senso di attaccamento. Questo ragazzo si è attaccato a questa persona che ha incontrato, a questo signore benestante. Quando vede che non ha più nulla, quando vede che ha speso tutto, incontra questo signore e si attacca a lui. Non so se vi è mai capitato di camminare per le strade di un paese del terzo mondo. Non ci sono mai stato, ma mi è stato raccontato che quando cammini per le strade di un paese del terzo mondo, dove la popolazione muore di fame, i bambini, le persone per strada si attaccano ai tuoi vestiti, si attaccano alle tue scarpe e aspettano che tu dai loro forse del denaro, forse del cibo. Questo è il significato di questo verbo.
era così disperato, era così affamato in questo paese pagano che si attacca a questa persona che incontra, a questo signore benestante, e non lo lascia andare, come un barbone che sta chiedendo l'elemosina, e questo signore alla fine si infastidisce e dice: ok, vai a pascolare i miei maiali in questo campo. Quando questa persona non ne può più perché è infastidito da questo ragazzo che gli si è attaccato, dice: ok, vai a pascolare i maiali. Il figliol prodigo è diventato un barbone che sta facendo l'elemosina in un paese straniero, e avrebbe voluto sfamarsi con i bacelli che i maiali mangiavano, e sta lì che quasi combatte con i maiali, ma nessuno gliene dava. In realtà non sono neanche commestibili per il corpo umano. Adesso immaginate per qualche secondo quanto in basso era caduto questo ragazzo. Riepiloghiamo: si trovava in un paese estero, pagano, fuori dalla terra promessa, non aveva soldi, non aveva cibo, stava svolgendo il lavoro più degradante per un ebreo, perché i maiali erano gli animali impuri per gli ebrei, il lavoro più degradante per un ebreo, pascolare i maiali, sta lì a contendere il cibo con i maiali, è diventato così schiavo del suo peccato che il peccato lo ha distrutto. Il peccato ha distrutto la sua vita. Capite? Gesù sta descrivendo il peggior peccatore che il suo uditorio poteva immaginare. Una situazione estrema sta descrivendo Gesù. Un ragazzo così schiavo del suo peccato che ha perso tutto a causa del suo peccato. Gesù non ha mai più parlato di un peccatore così egoista, così immorale, così irrispettoso, così stolto, così schiavo del suo peccato che ha letteralmente gettato via tutto quello che il Padre gli aveva dato, e finisce costretto a pascolare maiali, animali impuri. Ma attenzione, Gesù non sta descrivendo questo ragazzo e la vergogna di questo ragazzo perché vuole portare vergogna solo su questo ragazzo. Gesù sta descrivendo il peggior peccatore immaginabile perché voleva portare il suo uditorio a riflettere, e vuole portare noi questa mattina a riflettere sulla nostra condizione, sulla nostra totale depravazione. Perché in fin dei conti abbiamo molte cose in comune con questo ragazzo. Abbiamo molte cose in comune. Così come questo ragazzo voleva suo padre morto all'inizio della storia, così noi volevamo Dio morto. Volevamo Dio morto perché se Dio fosse morto, se Dio non esistesse, noi potremmo vivere nel nostro peccato senza limiti. Potremmo rimanere nei nostri peccati, perché tanto non c'è nessun giudizio di Dio che incombe su di noi. Come questo ragazzo voleva suo padre morto, così noi vogliamo Dio morto. Come questo ragazzo ha sprecato l'eredità del padre, così noi sprechiamo i doni e i talenti che Dio ci dà per vivere una vita di peccato, per rimanere nel peccato fin quando noi ne vogliamo. Una vita dove non c'è limite ai piaceri della carne, una vita di continua indulgenza nel peccato, per poi svegliarti un giorno e scoprire che non solo stai passando il tempo con i maiali, ma ne stai diventando uno d'essi. Un giorno apri gli occhi e ti rendi conto che sei diventato un maiale, proprio come i maiali con cui stai passando il tempo. Scopri che ormai sei schiavo del peccato, scopri che ormai sei entrato in un tunnel dal quale non puoi uscire, scopri che nessuno ti può aiutare, scopri che forse non hai neanche più amici, non sai neanche cosa porterà il futuro e hai soltanto una certezza al riguardo del futuro, che per come ti stai comportando il giudizio di Dio arriverà su di te. Questo è tutto quello che sai. Un ragazzo così perso nel suo peccato che pensava di non avere più speranza. Ed è proprio lì che in questa storia inizia il vero pentimento. È proprio qui, quando questo ragazzo ha toccato il fondo, è così disperato e perso, che il vero pentimento inizia. Quando sei disperato e angosciato a causa del tuo peccato,
Ed è quello che succede al versetto 17, guardate con me. Versetto 17, allora rientrato in sé, disse, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Versetto 18, io mi alzerò e andrò da mio padre, gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Il vero pentimento inizia quando fai una sincera valutazione di te stesso. Il vero pentimento inizia quando fai una sincera valutazione di te stesso. Il giovane ricco non fece una sincera valutazione di se stesso perché disse, Signore, tutte queste cose io le ho osservate sin dalla mia gioventù. Quella non era una corretta e sincera valutazione di se stesso. Il figlio prodigo invece è sincero e onesto, dice, io ho peccato contro te, contro il cielo, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E poi guardate cosa dice, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza. Cosa vuol dire questa frase? Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza? A quei tempi i lavoratori, gli schiavi o i servi, lavoravano alla giornata. Se lavoravano, avevano il pane. Erano schiavi, erano servi. Se un giorno non lavoravano, dovevano cercarsi il cibo da mangiare. Nel momento in cui lavoravano, ricevevano il loro cibo ed era il cibo per vivere in quella giornata, niente più, niente meno. Ma guardate cosa dice il figlio prodigo, dice, vado da mio padre, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza. Sapete cosa vuol dire? Che nel momento più disperato della sua vita, in questo momento di angoscia, dove ha capito che ha perso tutto e che sta perdendo tutto, il figlio prodigo si ricorda della bontà di suo padre. Si ricorda che suo padre dava ai suoi servi, ai suoi schiavi, non quello che gli altri padroni davano, ma dava di più, dava pane in abbondanza. Nel momento più difficile della sua vita, il figliol prodigo si ricorda che suo padre era generoso, era un padre compassionevole, era un padre ricco in bontà e fedeltà, era un padre che era pronto a perdonare suo figlio, nonostante tutto quello che il figlio aveva combinato. Si ricorda della bontà di suo padre. E attenzione, questo non vuol dire che Dio un giorno perdonerà a tutti, ma vuol dire che quando c'è il vero pentimento, Dio è pronto a perdonare qualsiasi peccato. Quando c'è un cuore sinceramente pentito, Dio è pronto a perdonare. Grande è la sua bontà e la sua fedeltà. E poi dice, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. In antico Medio Oriente riconciliazione avveniva soltanto quando c'era restituzione. C'è restituzione, allora c'è riconciliazione. Il figlio prodigo qui sta dicendo, padre, io ho sperperato tutto, ma voglio riparare questa cosa qui, quindi adesso torno da te, non sono più tuo figlio, ma lavorerò come uno dei tuoi servi, lavorerò come uno dei tuoi schiavi, lavorerò per decenni come uno dei tuoi schiavi, tu mi darai soltanto pane e acqua e forse dopo tanti anni io potrò riconquistarmi la tua fiducia e potrò essere riconciliato con te. Sta dicendo, padre, ho rovinato tutto, ma io aggiusterò le cose. È un ragazzo che a questo punto sta dicendo, padre, io ti restituirò, io mi riconquisterò la riconciliazione. Questo è quello che sta dicendo. Padre, io mi riconquisterò la riconciliazione. Ma come sappiamo e come vedremo domenica prossima, non sarà così. Perché la reazione di questo padre sarà talmente diversa da quella che il figlio si immaginava, che il padre non richiederà neanche la restituzione. E questa era un'altra cosa scandalosa per gli scribi e farisei. Restituzione, allora riconciliazione. Il padre qui invece dirà, non devi restituire,
sono io che ti riconcilio a me. Sono io che ti riconcilio a me. Così questa volta abbiamo visto una richiesta vergognosa e un comportamento vergognoso, ma la prossima volta vedremo un amore scandaloso. E così, in conclusione, che cos'è il pentimento? Che cos'è il vero pentimento? Da questa storia, anche dal resto del Nuovo Testamento, il pentimento è formato da due componenti che non possono mancare. Addirittura dalla parola stessa in greco pentimento capiamo che è un cambiamento della mente. È un cambiamento della mente, prima di tutto. Questo ragazzo ha dovuto cambiare il suo modo di pensare. Ha dovuto vedere il peccato non come la soluzione al suo problema, la sua insoddisfazione, ma ha dovuto vedere il peccato come il problema e il perdono del Padre come la soluzione al problema. E questo è quello che noi dobbiamo fare. Questo è il primo passo verso il pentimento, un cambiamento della nostra mente. Non possiamo più guardare il peccato come la soluzione al problema, dobbiamo guardare il peccato come il problema e Gesù Cristo come la soluzione al problema. E poi c'è un secondo aspetto del pentimento: non è solo un cambiamento della mente, è un cambiamento visibile nella vita della persona. È un cambiamento della mente che scaturisce in un cambiamento del comportamento della persona. Vi ricordate quando i Niniviti, quando Giona predicò ai Niniviti, disse 40 giorni e Ninive sarà distrutta. E i Niniviti si pentirono, ci dice il testo, e poi il re disse questo, il re dei Niniviti, comandò ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta dalle sue mani. Ecco il secondo aspetto del pentimento. È un cambiamento della mente. I Niniviti si pentirono, ma anche il loro comportamento cambiò. Il re disse: ognuno si converta dalla malvagità e dal crimine che ha commesso. Questo è il pentimento sincero. Cambiamento della mente e cambiamento del comportamento. Il pentimento sincero è quello di Davide, che nel Salmo 51, dopo aver commesso adulterio e omicidio, grida: Dio abbi pietà di me. Il pentimento sincero è quello del pubblicano in Luca 18, che non osava neanche alzare lo sguardo al cielo e diceva: Dio abbi pietà di me, peccatore. Il pentimento sincero è quello di Levi, il pubblicano, che stava seduto al banco delle imposte, stava a prendere le imposte, i soldi, e nel momento in cui passa Gesù Cristo basta soltanto una parola, un verbo, seguimi, e questo pubblicano lascia tutto quello che ha sul banco delle imposte e inizia a seguire Gesù Cristo. Questo è il pentimento sincero. Il pentimento sincero nell'Antico Testamento è quello del re Manasse, in Seconda Cronache 33. Passò, pensate, dal far passare i suoi figli attraverso il fuoco all'adorazione del vero Dio di Israele. È sicuramente il più grande pentimento dell'Antico Testamento. Passò dagli incantesimi, dalla stregoneria, all'adorazione del Dio di Israele. Il pentimento sincero è quello di Pietro, che dopo aver rinnegato il Signore, piange amaramente nel momento in cui incrocia con lo sguardo il Signore Gesù. E infine il pentimento è quello del figliol prodigo, che torna dal padre e confessa: Padre, ho peccato contro di te e contro il cielo, oppure ho peccato contro te tanto quanto è alto il cielo. Il mio peccato è grande, ho peccato contro di te. Ma come vedremo la prossima volta, il mero pentimento non è sufficiente. Il mero pentimento è il primo passo, ma deve essere accolto dall'amore del Padre, e questo lo vedremo domenica prossima. Una richiesta vergognosa, un comportamento vergognoso, e vedremo un amore scandaloso. Padre, grazie per la tua parola, grazie per questo brano, Signore, nel quale ci ricordi di quanto grande è il tuo amore, ma anche quanto importante è il pentimento.
Grazie Signore perché vediamo che non possiamo dichiararci giusti davanti a te, e coloro che si dichiararono giusti, coloro che pensavano di essere giusti, in realtà avevano il cuore indurito dal loro peccato. E ti ringraziamo perché un giorno tu ci hai fatto vedere il nostro peccato, ci hai convinto per mezzo dell'opera dello Spirito Santo, ci hai fatto pentire, ci hai fatto cadere sulle nostre ginocchia, ci hai fatto gridare a Cristo per essere salvati. Grazie perché questo è l'opera tua. Grazie perché sei tu che cerchi la pecora perduta. Sei tu che hai portato la luce dello Spirito Santo, il convincimento di peccato nelle nostre vite, e sei tu che accogli il peccatore pentito. Grazie per questo amore che hai avuto verso di noi, e ti vogliamo pregare che possiamo sempre di più imparare a camminare in questo amore, ad amare te, ad amare il nostro prossimo nel modo in cui tu lo hai amato, nel modo in cui tu ci hai amato. Grazie per la tua parola. In Cristo Gesù ti preghiamo. Amen.